Che malattia aveva Berlusconi? È la domanda che tantissime persone si sono fatte in queste ore di tempo. Beh, in questo video vi vengo a spiegare, o meglio, a informare di quali sono state, o meglio, di qual è stata la malattia di cui soffriva il presidente Silvio Berlusconi. Sia chiaro che questo è un video solo di informazione, visto e considerato che Silvio era un personaggio pubblico. Soffriva di una forma di leucemia, quindi tumore del sangue, precisamente leucemia mielomonocitica cronica LMMC, che era più frequente tra quelle che sono le sindromi mielodisplastico e mieloproliferative. In particolare si legge sul web che i valori di Silvio, ricoverati da venerdì scorso per accertamenti legati a questa leucemia, non accennavano a migliorare. La situazione è poi andata a precipitare. In pratica c'era un aumento elevato di globuli bianchi, no? Se non vado errato, una proliferazione elevatissima dei valori, e quindi la persona che soffre di questa patologia va a risentirne gravemente, grandemente parlando. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Ripeto che questo video non vuole ledere la privacy di Silvio Berlusconi né della famiglia Berlusconi, a cui mando la mia più sentita vicinanza ed esprimo le mie più sentite condoglianze, ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Dal vostro narratore italiano è tutto, ciao a tutti.